Il 21 settembre 2011, presso l'aula consiliare del Comune di Agropoli, è stato siglato un importante protocollo d'intesa per la promozione dello sviluppo sostenibile del promontorio di Tresino e dintorni, che vede la collaborazione sinergica dei comuni di Agropoli e Castellabate, unitamente al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Le finalità del protocollo mirano a promuovere ed attuare il processo di sviluppo sostenibile nell'area coincidente con il promontorio di Tresino, estesa verso settentrione e fino al porto di Agropoli per ragioni di continuità dei sistemi ambientali e paesaggistici ed in genere fino alle espansioni dei sistemi urbani costieri di Agropoli e Castellabate. La collaborazione tra gli enti firmatari sarà avviata con la redazione e condivisione di un progetto di intervento unitario, cosiddetto PIU, nel quale saranno definiti ed articolati gli interventi attraverso i quali verranno concretamente perseguiti gli obiettivi del protocollo stesso. Stamattina abbiamo siglato un protocollo d'intesa in cui ci poniamo degli obiettivi, che sono quelli della valorizzazione e della tutela di Trentova e Tresino, quindi un territorio che è compreso tra i comuni di Castellabate ed Agropoli. Quindi iniziamo sotto i migliori auspici con la presenza di un professionista di rango mondiale, il professore Gambino, che ha redatto anche il piano e il progetto del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Quindi sarà redatto un PIO, un piano di intervento unitario, in cui saranno poste in essere tutte le azioni tese alla fruizione di questo importante territorio, che è super vincolato, ma questo non ci impedirà di renderlo fruibile e di far conoscere questo enorme patrimonio ambientale, culturale e storico che abbiamo nel nostro territorio. A quando la presentazione del progetto? Ma noi ci auguriamo che già per fine anno saremo in grado di presentare pubblicamente le idee, il progetto e quello che si vuole fare. Un momento importante in cui la sinergia tra enti contribuisce alla valorizzazione e allo sviluppo di un intero territorio. Sì, assolutamente. Questa è un'occasione importante per i comuni di Agropoli e di Castellabate, ma io dico per le comunità di Agropoli e Castellabate, perché finalmente si sviluppa un'azione coordinata, che è una previsione del piano del parco che impone una progettazione, un'azione coordinata appunto per lo sviluppo di determinati territori. Ma io dico è un'azione importante perché finalmente mette insieme due territori, due popolazioni che ragionano allo stesso modo e che vogliono portare avanti un discorso di sviluppo in un ambiente sostenibile, lo sviluppo sostenibile di un'area importante che appartiene appunto alla comunità di Agropoli e alla comunità di Castellabate. Coniugare la tutela di un territorio, dell'ambiente, con lo sviluppo del territorio stesso. Beh, questo è stato sempre il mio motto, diciamo così, già da quando ero presidente del Parco del Vesuvio. La sfida è proprio quella, coniugata alla tutela della biodiversità, della natura, che è lo scopo principale, per questo si fanno i parchi nazionali, perché in determinate aree ci sono delle valenze naturalistiche sia per quanto riguarda le specie sia per quanto riguarda il paesaggio, ma soprattutto le specie vegetali e animali che vanno tutelate. E quindi questo poi del resto è il parco più grande di Europa, 181.000 ettari a terra e 9.000 ettari a mare, patrimonio dell'UNESCO, riserva di biosfere, eccetera eccetera, e quindi la tutela è proprio, però i vincoli quindi ci devono essere, perché dobbiamo consegnare alle future generazioni quello che noi abbiamo avuto e forse le passate generazioni non hanno trattato bene, quindi dobbiamo recuperare il danno fatto se possibile e dobbiamo consegnarle meglio, questo sarebbe proprio il massimo che potremmo fare, insomma. Però voglio dire, dobbiamo assolutamente fare in modo che avvengano giornate come queste, ce ne siano diverse. Stamattina con il sindaco Alfieri di Agropoli, con il sindaco Spinelli di Castellabate stiamo dando un esempio, un forte esempio a tutto il territorio. Partiamo da una delle aree più sensibili dal punto di vista naturalistico, che è questo di Tresino, per niente area SIC, significa sito di interesse comunitario, ZAPS, che significa zona di protezione speciale, zona A del piano del parco, e vediamo come insieme possiamo fare che questo non diventa un museo dove nessuno può fare niente, nessuno. Coniughiamo la protezione, che è sempre l'obiettivo principale, con le attività che devono nascere, quindi insieme per progettare, per promuovere grandi sfide. Io vorrei che altri protocolli come questi li vorrei firmare con i sindaci del Monte Cervati, con i sindaci degli Alburni, con i sindaci del Calore. Cioè dobbiamo fare, questo è un grande esempio che stamattina stiamo lanciando al territorio. Una zona sensibilissima, ci mettiamo insieme, affidate poi
alla bravura, alla saggezza, alla maestria, alla competenza, alla professionalità del professore Gambino, che è il luminare in Europa per quanto riguarda la tutela della biodiversità. Per quanto riguarda l'importanza di questo protocollo firmato stamattina, importante, soprattutto importante, è anche quello che sarà lo sviluppo occupazionale per i giovani. Come si possono muovere? In che cosa possono sperare? Beh, i giovani secondo me si devono organizzare, innanzitutto si devono specializzare in quella che è la materia ambiente. Guardate che l'ambiente può mettere in campo delle figure professionali nuovissime, ma qui il campo si estenderebbe enormemente, però l'ambiente è l'economia del futuro. Ma come proporsi però nel momento in cui verrà attuato il progetto? Sono delle misure ad hoc della regione Campania che aiuta, se i ragazzi si mettono insieme, fanno una cooperativa, fanno un'associazione, ci sono delle misure ad hoc della regione Campania che promuove questo tipo di imprenditoria giovanile, ma poi adesso metteremo uno sportello a ballo con la Confesercenti per le attività per aiutare i giovani, basta che vengano, ci portano le idee, non ci vengano a chiedere l'assistenza. Non avranno mai risposta da me sull'assistenza. Se ci portano un'idea, poi vediamo dove dobbiamo trovare i soldi per portare avanti quella idea. Il successo delle iniziative come quella di oggi dipende soprattutto e prima di tutto da chi ha poteri istituzionali, poteri di incidenza reale. Per quanto riguarda l'apporto che potremo dare come tecnici, noi, io credo che sarà soprattutto nella direzione appunto di assicurare che di almeno, assicurare almeno due condizioni importanti. La prima, che quello che si fa lo si faccia nell'interesse dei cittadini, nell'interesse del pubblico, quindi privilegiando l'interesse pubblico rispetto a qualunque interesse particolare. E il secondo, che ci sia un'adeguata considerazione dello scrigno di valori che è custodito in questo pezzo di territorio. Noi come tecnici abbiamo il compito di far emergere questi valori anche dove siano poco valutati, poco apprezzati attualmente dalla popolazione stessa. Un protocollo d'intesa è importante non solo per la valorizzazione ma anche per lo sviluppo del nostro territorio. L'assessorato all'ambiente, quello di Agropoli e di Castellabate, sono particolarmente chiamati in causa. È molto importante che si dia il giusto valore a questa manifestazione, a questo importantissimo protocollo. Io come sempre vi ringrazio come organi di informazione perché, ripeto, è importantissimo che questa cosa venga divulgata nella maniera migliore possibile e che arrivi soprattutto alle orecchie dei giovani del nostro territorio. Parlo dei giovani perché ho riscontrato nelle persone più mature un po' di paura atavica in quelle che possono essere degli stravolgimenti o delle trasformazioni a danno del nostro territorio. Escludere l'uomo dal proprio territorio, secondo me, è una cosa che non va fatta nella maniera più assoluta. L'uomo è parte integrante del territorio, va educato però, va educato in maniera tale che si sappia muovere in questo territorio in maniera corretta, senza creare danni, ma vietargli in maniera assoluta di poterne usufruire mi sembra veramente una cosa sbagliata. Il nostro lavoro sarà orientato in questo senso, io chiaramente ho dichiarato la mia piena disponibilità allo svolgimento di questi lavori e sono veramente convinto che si possano fare delle ottime cose. Per noi è un momento molto importante, sia come comune ma in particolare l'assessorato come assessorato all'ambiente, perché abbiamo seguito direttamente le varie fasi di questo protocollo d'intesa che adesso porteremo immediatamente in giunta per ratificare il tutto, e ci auguriamo che il tutto attraverso questo tavolo di concertazione sia istituzionale sia tecnico porta effettivamente a quel momento di sviluppo sostenibile che coniuga la salvaguardia ma soprattutto anche con lo sviluppo dell'area sostenibile appunto.